Una musica inconfondibile, grande successo nel mondo e anche in Italia per il film Elvis di Baz Luhrmann. È un bel segnale naturalmente per le sale cinematografiche, lo ricordiamo, duramente colpite dal Covid, ma anche per il mito di Elvis che a 45 anni dalla morte continua ad appassionare milioni di telespettatori, di spettatori in tutto il mondo, milioni di persone. Ne parliamo con i critici musicali. Dario Salvatori, bentornato. Buongiorno. Una mattina estate. Barbara Tomasini. Buongiorno. Anche te, bentornata. Grazie. E poi con la reincarnazione di Elvis qui in Italia, si chiama Joe Bavota. Benvenuto Joe, tra Grazie. Pochissimo parleremo con te. E intanto Barbara, questo film che ci ha riportato il mito, sì, in vita Elvis. Sì, ha avuto anche un effetto molto positivo di far scoprire Elvis alle nuove generazioni, ne parlavamo anche prima con Dario, c'è stato un aumento esponenziale delle ricerche sui video di Elvis online, e prima al botteghino, ha fatto degli incassi incredibili anche in Italia, non solo negli Stati Uniti. E quindi insomma veramente possiamo dire Elvis non muore mai. Elvis non muore mai, assolutamente. Parleremo anche di questo perché c'è anche questo mito. È morto, non è morto, ci sono le reincarnazioni, quindi c'è anche questo mito. Noi abbiamo qui un esempio di una reincarnazione di Elvis. Ma allora vediamo subito un breve spezzone del trailer del film Elvis. Tagliati i capelli, fiorellino! In quel momento vidi quel ragazzo smilso trasformarsi in un supereroe. Era lui il mio destino. Io vorrei rappresentarla, signor Presley. Lei è pronto a volare? Sono pronto. Pronto a volare. Domani tutta l'America parlerà di Elvis Presley. Cerchi di non muoversi troppo durante le incisioni. Se non mi muovo, non so cantare. Certi mi volevano sbattere in galera per come mi muovevo. E allora abbiamo sentito cerchi di non muoversi troppo durante le esibizioni, durante le registrazioni, invece lui si muoveva col movimento che ci ammalia. Dario. Ma è fra noi e lo stiamo dicendo da tanti anni, non c'è dubbio che la democrazia sia l'opposto della monarchia, no? Però in certe culture di massa, come quella americana per esempio, beh, qualche volta esce fuori qualche atavica simpatia per la monarchia e quindi si inventano i re. Per esempio nello sport, Muhammad Ali è il re dello sport del secolo e anche l'altro. E beh, nello spettacolo è lui, è Elvis il re, quindi voglio dire... Tanto da essere una figura anche religiosa che ha portato alla trasfigurazione in qualche modo, perché quando lui apriva i suoi show con Also Sprach Zarathustra, quello lì è Strauss, e poi entrava lui. Insomma, ci sono molte cose che ci ha lasciato. Cos'è il mito di Elvis? Per te, personalmente, per il ragazzo che guarda e guardava Elvis e lo ascoltava. I botteghini del film lo dimostrano, cioè è un mito, è un'icona americana che ha raggiunto i paesi più sperduti del mondo senza che lui li frequentasse, che ci andasse, perché ricordiamo che lui non è mai uscito dagli Stati Uniti perché il suo colonnello, magari poi ne parliamo, non lo faceva uscire. Certo. E quindi se no perdeva il pupo. Sì. È la gioia dell'innocenza degli anni 50, del gusto, della figura del giovane che ha denaro e la pocket money, come dicono gli americani, per spendere. L'industria se ne accorge e punta sul fenomeno di questo. E punta su di lui. Certo. Allora, Joe Bavota, tu sei Elvis in Italia. Perché è nata questa passione? Perché decidi di essere il sosia di Elvis? La mia passione nasce perché io sono nato in Canada, a Montreal, e quindi quando Elvis morì nel 1977, ricordo in Canada ci fu una serrata nazionale, è nata in me la passione innanzitutto di fare il cantante. Poi rimasi talmente male che Elvis morì perché sentivo le canzoni con le cuffie all'epoca che mi venne questa voglia di fare il cantante. Seguendolo poi negli anni ho creato praticamente uno spettacolo musico-culturale, la somiglianza è naturale, non indosso trucchi, parrucchi,
perché io credo che Elvis sia un personaggio innanzitutto da rispettare, perché è uno dei più grandi interpreti della musica mondiale. Che cos'è per te quando lo canti, quando lo interpreti? Per me io lo interpreto col cuore, perché comunque, a parte le canzoni, ma anche la persona, Elvis è una persona molto buona. Elvis ha fatto gesti e veramente ha regalato al mondo non solo la sua musica, ma anche il suo cuore. È un grandissimo interprete, va ricordato. Ed è molto bello, questo film è stato fantastico. Ti è piaciuto? Moltissimo, hanno segnato veramente la sua vita, la sua storia. E sono molto felice, perché man mano Elvis inizia a tornare. E sempre e di ritorna, più. Emerge nel cuore, nell'anima, nell'ugola di te, che come la tua, che sai cantare. Ci fai sentire qualcosa? Certo. Hai preparato qualcosa per i telespettatori di Uno Mattina Estate? Un grande brano. Vediamo. Always on my mind, un brano molto bello. Ok. Lo faccio qui per voi. Maybe I didn't treat you quite as often as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you when you're happy in your mind. If I made you feel second best, girl, I'm sorry, I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Bravo Joe, grazie, grazie, grazie. Hai scelto una bellissima canzone, You Are Always On My Mind, sei sempre, sarei per sempre nella mia mente, Barbara, sempre nella mente dei tantissimi sosia che nascono e spuntano nel mondo. Secondo te perché questo? Tanto da voler incarnare il proprio idolo. Allora, a me non hai fatto la domanda cosa significa Elvis per me, mi collego a questa, sì, dicendoti, per farti capire, ovviamente anagraficamente non mi appartiene la figura di Elvis, però l'ho conosciuto quando ero bambina ascoltando i dischi di papà e l'ho amato e apprezzato sin da subito. Io un giorno decisi di andare a Las Vegas per ricelebrare il mio matrimonio nella cappella di Elvis, quindi insomma anche tu, esatto, anche con, tu, con un socio di Elvis, sì, che mi ha sposata, ma sbagliando canzone in quel caso, ma non importa, niente, erano belle non tutte niente. E lì è pazzesco, oltre che anche in Italia c'è questo mito, è pieno di sosia di Elvis, cioè è una figura iconica, sì, che veramente non morirà mai. E sono innamorati pazzi. Ma io allora, credo uno... che sia, il motivo sia anche quello che viviamo in un mondo musicale pieno di bufale, sì, ci sono sempre state le bufale, sì, ma in questi anni sono terrifici. E allora vedere un cantante che canta di voce, che ha una trasparenza e che non ti inganna quando propone quello che ti sta proponendo, e allora è del miracoloso. Certamente. Allora, uno dei grandi cantanti che ha contribuito a portare in Italia il mito di Elvis è indubbiamente Bobby Solo. Noi siamo andati a trovarlo ad Aviano per ascoltare la sua testimonianza. Per noi c'è stato Andrea Vincenzoni. Vediamo. That's all right, mama. Well, any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, that mama, any way you do. All right. The sauce and tone, daddy, loud and clear. Bigger, got a figure, bigger than my girl, you know, yeah. Elvis è stato scoperto per una piccola storia d'amore quando avevo 14 anni.
A 14 anni a Roma c'era una ragazzina di 14, Betsy McGurn, figlia di un giornalista del New York Herald Tribune, e io ero innamorato di lei molto platonicamente ai nostri tempi, e lei parlava sempre di Elvis. Mi ha mandato due dischi extended play 45 giri di Elvis, Love Me Tender, Jailhouse Rock, e poi due vinile, il film Blue Hawaii e Loving You. Mi sono fatto crescere i capelli e ho tentato poi di seguire il mio maestro, perché lo considero tuttora un maestro e lo sto seguendo tuttora e cercando di imparare. Io sono sempre stato più innamorato del suono, dei microfoni a valvola, dei cori suoi, dei Jordan Airs che facevano gospel, delle sale di incisione, delle composizioni, non il fatto estetico. Infatti io quando ero al massimo della mia carriera non mettevo giacche di pelle, frange, non ho mai messo quella specie di tuta de karate. Io ho sempre seguito la parte musicale. Poi quello che mi piace a me è l'Elvis del 54, quando era ancora, in inglese si dice raw, cioè rozzo. Prima c'era la musica bianca e la musica nera, e basta, separate. E lui le ha unite insieme. E questo è stato importantissimo a livello sociale, a livello culturale e a livello musicale. L'uscita di questo film per me è meravigliosa, perché finalmente rende giustizia alla semplicità, all'umiltà e all'immensa arte di Elvis Presley. Finalmente i giovani, che hanno assolutamente il diritto ad ascoltare il rap, il trap, il trip e trop, però capiscano che questa è musica vera. Per me sarà perché ho 77 anni e mezzo. Io sono stato illuminato dalla musica americana e morirò suonando musica americana. Will. Dario Salvatori, Elvis che cosa ha dato alla musica del Novecento? Piccolo aneddoto che ho nel cuore. Nel 1956 Bruce Springsteen vede l'Ed Sullivan Show e vede questo ragazzo che si agita tantissimo e dice: quella è la mia fonte di ispirazione, e inizio a cantare, il grande, l'altro king della musica americana. E nella musica in generale che cosa ha significato? Velocissimi che siamo in chiusura. L'apertura, io concordo con quello che ha detto Bobby Solo e concorderei anche con quello che sosteneva Little Tony, e cioè che ha spostato l'ago della bilancia presso i giovani, e quindi rimarrà con noi. La presenza di questo film racconta questo. Insomma. E anche i bianchi possono fare qualcosa di magico. Ma certamente, ricordiamo anche che Graceland a Memphis è il luogo dell'America più visitato dopo la Casa Bianca. Ci sarà motivo. Fantastico. Gio, ci sei stato? Certo, è un'emozione incredibile. Incredibile. Chiudo, vorrei ricordare che c'è il 45esimo anniversario della morte di Elvis e si fa in tutto il mondo. Io lo terrò a Termoli. Lo festeggeremo. Sentiamo questa musica, Dario? Sì. Che cos'è? Non abbiamo tempo.